un luogo di formazione e di scambio per sperimentare l'unità nella diversità dei contesti culturali, sociali e geografici cui appartengono le molteplici tradizioni spirituali orientali. È il Pontificio Istituto Orientale che quest'anno festeggia 100 anni di attività come la Congregazione per le Chiese Orientali. Insieme hanno promosso il convegno Identità di una missione futura, tra passato e presente, due giorni all'insegna del dialogo fra dibattiti e momenti di preghiera, cui hanno partecipato numerosi rappresentanti delle Chiese d'Oriente, allo scopo di far conoscere meglio le rispettive ricchezze teologiche, artistiche e liturgiche, sollecitando un confronto su questioni sempre più urgenti, dal dramma dell'immigrazione al dilagare della povertà, dall'instabilità politica alle persecuzioni. Lo ha sottolineato ai nostri microfoni padre David Nazar, rettore del Pontificio Istituto Orientale. La maggioranza, per esempio, dei patriarchi, vescovi, anche la gente, parlano di una sofferenza umana, non si parla della sofferenza della Chiesa, ma in questo contesto la Chiesa deve avere una voce profetica e cerchiamo qui di creare uno spazio per una conversazione, diciamo, accademica, ma spirituale, pastorale, per dare spazio perché la gente possa parlare, perché il mondo sente questa voce profetica. Più volte nel corso dei lavori è stato affrontato il dramma che continua a segnare il Medio Oriente, il martirio subito da fedeli inermi il cui sacrificio testimonia un ecumenismo del sangue che va ben oltre qualunque tipo di divisione, come ha affermato Papa Francesco durante il suo recente viaggio in Egitto. Con noi Monsignor Kirill Vasil, segretario della Congregazione per le Chiese Orientali. Il martirio è strettamente connesso con la storia della Chiesa. Se prendiamo il significato etimologico, è la testimonianza che viene data in vari modi. C'è martirio di sangue, c'è anche martirio della coerenza, c'è martirio della perseveranza, c'è martirio di sentirsi in minoranza culturale o politica o altra, ci sono vari tipi di martirio. Oggi quello che viene più messo in risalto è il martirio comune di fronte alle persecuzioni vere che portano all'unico colore, quello del sangue, e quel colore è comune per cattolici, ortodossi o protestanti o chi altro confessa il nome di Cristo, e perciò è una testimonianza più eloquente che qualsiasi altro messaggio. Il programma degli eventi per il centenario della Congregazione per le Chiese Orientali e del suo Pontificio Istituto culminerà il 12 ottobre con la messa che Papa Francesco celebrerà nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Monsignor Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell'Anatolia. Conoscersi è sempre fondamentale, perché è impossibile volersi bene se non ci si conosce, se non si conosce la ricchezza gli uni degli altri, quindi certo questo è importante, però io anche direi che forse dobbiamo tutti decentrarci e conoscerci nel rispondere ai bisogni della gente. La gente ha bisogno della buona notizia, ha bisogno del Vangelo. E dunque è nel rispondere insieme a questi bisogni che possiamo anche conoscerci, come dire, sul terreno, in un ecumenismo operativo.